Forse sì, ritorniamo giusto così alla stazione zoologica, però forse era più giusto chiudere con il Good, che era il tema della... Però facciamo un attimo di passetto in più. Allora, il titolo di questa presentazione io lo devo alla stazione zoologica di oggi, sono una ricercatrice qui alla stazione zoologica e non ha l'intento di fare un discorso storico di tutta l'Eodeo della stazione zoologica, non vi preoccupate, e anzi voglio prendere piuttosto l'approccio del punto di inizio e il punto di fine e userò quelli che sono poi qui rappresentati dall'edificio della stazione zoologica nel tempo della sua fondazione e diciamo così ai giorni nostri. E tempo, punto di inizio e punto di fine seguendo come fil rouge un organismo modello che è l'embrione di riccio di mare. E di mare si parla e di mare si parla e ritorniamo qui al Gund, sì, che al mare sappiamo è nata la vita, è stata la culla della vita e sono testimoni di questo i fossili che sono stati trovati nel Burger Pass che tanto Gould amava e che ci ricordano che più di 600 milioni di anni fa, ci dimostrano che più di 600 milioni di anni fa i piani corporei di tutti gli organismi esistenti al giorno d'oggi erano già stati determinati. E questa concezione che la vita è nata a mare, si sono sviluppati, diversi organismi oggi presenti si sono originati in questo ecosistema, ci rende particolarmente facile lo studio degli organismi marini proprio per la biologia evolutiva. E questo concetto lo aveva molto chiaro Anton Dohme quando fondò questo istituto e con la precisa idea di voler dimostrare le teorie di Darwin, di cui lui era un forte sostenitore. E queste erano le intenzioni principali di Dohme, ne testimonianza molto del carteggio tra Dohme e Darwin, ma forse non era l'intenzione iniziale dei ricercatori che, richiamati da Anton Dohme, vennero qui in istituto a fare le loro ricerche. Ed è vero infatti che nei primi anni della fondazione della stazione zoologica c'è stato un enorme fervore di ricerche di scienziati che sono venuti qui a utilizzare appunto gli organismi marini, non tanto per dimostrare le teorie di Dohme, non perché di Darwin, non perché ne fossero contro, ma perché essenzialmente la loro domanda era ben altra. Erano tempi in cui nasceva l'embriologia sperimentale, si voleva capire che cos'è che dà la forma a un organismo, quali sono i determinanti di questo processo. E per questo è giusto per un po' di storia di passato di questo istituto, queste sono foto che fanno parte dell'archivio della stazione zoologica e che ci ricordano quindi gli attrezzi che si utilizzavano per la raccolta, i parchi di lavoro, la biblioteca, cioè l'ambiente di lavoro di quegli anni e il tipo di tecniche che si utilizzavano, sia utilizzando i microscopi, cosa importantissima, furono utilizzati dei prototipi della ZEISS qua alla stazione zoologica, ma con questa forte predominanza della raccolta di organismi dal mare. E uno dei pionieri della ricerca biologica in quegli anni fu questo scienziato tedesco, Theodor Boveri, che fece una scoperta fondamentale utilizzando gli embrioni di riccio di mare. Vi voglio partire da questo e da questo esperimento fondamentale della biologia per poi portare ai giorni nostri al concetto invece di evodemo che possiamo concepire ai giorni nostri. Dico questo precisando che appunto di evoluzione probabilmente Boveri non ne aveva nemmeno sentito parlare, comunque non era il suo interesse. La scoperta di Boveri è stata fondamentale proprio per determinare qual è la
cosa determina la forma di un organismo, che è quello di cui la biologia, l'emonevo moderna, si interessa. E che cosa, prima di questo, vabbè, posso dire direttamente qua, la domanda, l'esperimento che vi voglio illustrare adesso è questo esperimento, dell'esperimento della dispermia di uova di riccio di mare, che permise a Boveri di determinare la natura dei cromosomi nella loro qualità come l'elemento essenziale che determina la forma di un organismo vivente. A quegli anni si dibatteva: è il citoplasma della cellula a determinare, della cellula uovo a determinare quale sarà l'organismo che si sviluppa, è il nucleo, che il nucleo si sapeva solamente che era una parte interna che conteneva questi cromosomi. Però un passo indietro ancora rispetto a Boveri, che cosa si sapeva dei cromosomi? La teoria dei cromosomi, come si fa a levare questa cosa? Ah no, volevo levare questa figlia. La teoria dei cromosomi all'epoca di Boveri, e che era basata sugli studi di Weissmann principalmente, stabiliva che ciascun cromosoma, che era un qualcosa che si chiama così perché appunto si poteva colorare, ciascuno di queste mazzarelle che si vedeva all'interno del nucleo di una cellula era essenzialmente tante copie identiche l'una all'altra di questa stessa entità che non si sapeva che cos'era, non c'era, non si sapeva del DNA, non si sapeva niente. E lo stesso Boveri riteneva, pensava che questo fosse vero. E diciamo, quindi le basi erano tanti elementi come questi, tutti uguali nella cellula uovo. Che cosa, a cosa servono? Questa era la domanda che si voleva fare Boveri, partendo da queste osservazioni che c'erano in partenza, che qua potete vedere. Questi erano i disegni all'epoca di Weissmann, questi qui sotto sono fotografie al microscopio che si possono ottenere ora, che rendono conto di quanto comunque con l'ottica disponibile a quei tempi non si era tanto lontani dalla realtà, non si sapeva cosa si stava a guardare, però la descrizione di quello che si guardava era decisamente precisa. Sempre riguardo il passato, quello che c'era stato prima di Boveri, Boveri aveva proprio qui alla stazione zoologica conosciuto, eh? Un'inversione di Ops! C'è stata un'inversione di numeri, chiedo scusa, è il 1892, che Dirsch, qui sempre alla stazione zoologica, aveva fatto un esperimento molto importante, un'osservazione molto importante circa la polispermia in embrioni di riccio di mare. Aveva scoperto che se si aggiungeva troppo sperma nel fecondare le uova di riccio di mare, vi ricordo che la fecondazione di questi animali è esterna, quindi si può fare in laboratorio, si ottenevano degli embrioni che si sviluppavano in una maniera anormale. Contemporaneamente, qui sempre alla stazione zoologica, altri ricercatori, tra cui lo stesso Dirsch, avevano invece fatto un'altra importantissima osservazione, che in questi particolari embrioni, cosa che si pensava che valida per tutti gli organismi, invece poi si vedrà che non è vero, ma questo corrisponde a quanto veniva detto prima, del fatto che gli stadi iniziali dello sviluppo possono essere molto divergenti. Però si era osservato che da un embrione di 4 cellule, per riccio di mare, cioè dopo la fecondazione si hanno 2 cellule, poi si hanno 4 cellule, se si divideva a questo stadio di 4 cellule, i blastomeri singoli che si venivano a separare potevano sviluppare degli embrioni normali, più piccoli ma normali. Quindi diciamo, ciascuna cellula in teoria a questo stadio di 4 cellule, cellula uovo, doveva essere identica l'una all'altra e quindi poteva sviluppare l'organismo normale. Basato su queste due osservazioni sperimentali, vorrebbe un'idea che io trovo geniale e che tutti trovano geniale, che veramente ha stabilito il basso della biologia, che è di sfruttare questa proprietà dell'embrione di riccio di mare, questo fenomeno della dispermia, per capire che cosa succede, a qual è il ruolo di queste mazzarelle che loro vedevano, che si chiamano cromosomi. Perché lui aveva concepito questo esperimento, che aveva fatto quest'altra osservazione, che si basa sulla cosa succede a una cellula uovo quando ci sta più DNA, quando c'è polispermia. Polispermia significa che entra, adesso ho detto DNA, ho sbagliato, che entra questo qualcosa, l'uovo che si crea c'ha più cromosomi. E invece di dividersi in maniera normale, come si divide all'uovo di un organismo fecondato con un solo sperma,
si forma dallo stadio di una cellula direttamente uno stadio di quattro cellule con una distribuzione diversa di cromosomi al suo interno, non più la distribuzione simmetrica che si ha quando si parte, si sviluppa un embrione normale. Allora l'idea di Boveri è stata questa: se io posso dividere questo embrione a quattro cellule, così come divido un embrione a quattro cellule normale, questo embrione a quattro cellule che si è creato in un solo evento per effetto di questa dispermia, e vado a vedere qual è il destino di questi singoli blastomeri, poiché so che in condizioni normali, quando questi singoli blastomeri hanno tutti lo stesso corredo di cromosomi, ottengo quattro embrioni normali. Cosa succede invece quando lo faccio questo, quando questi blastomeri hanno una combinazione diversa di questi cromosomi? Ovviamente l'ipotesi è, se si ottengono quattro embrioni normali, allora ma più piccoli, allora tutto ciò non conta niente. Se invece si ottiene qualcosa di diverso, evidentemente è la natura di questi cromosomi che determina quello che si otterrà dopo. L'esperimento di Boveri, che adesso noi potremmo riprodurre in laboratorio, e questo è stato fatto con un esperimento fatto con la BBC per la produzione di un documentario scientifico, è semplicemente osservando quello che sono i cromosomi nel microscopio e quindi come si sviluppano dopo, per Boveri fu fatto sui grandi numeri e tra l'altro con delle simulazioni che ricordano oggi le simulazioni a computer e con la grandissima pazienza, si deve dire, della moglie, che ha contato tutti gli embrioni che sono stati separati dopo avere questo evento di dispermia e che ovviamente non è mai citato da nessuna parte, veramente. E comunque nel suo esperimento Boveri analizzò non so quante migliaia di embrioni che dispermici che erano stati dissociati e contava nello sviluppo embrionale che dura 72 ore, quanti organismi normali, quante larve normali venivano sviluppate sulla base da questi embrioni. Dopo aver calcolato per statistica, qua c'è un esempio fatto solamente con quattro diversi tipi di cromosomi, ma sappiamo che sono molti di più, sono diversi in vari animali, ma variano da 20, 30, e andando a fare la simulazione con un tavolo che divideva in quattro quadranti con delle palline colorate, andava a fare la simulazione di tutte le possibili distribuzioni che questi cromosomi potevano avere e quindi contare quante probabilità c'erano che in un quadrante capitasse uno di ognuno di queste forme diverse di cromosomi. Da questo calcolava la probabilità di quanti organismi normali si potevano sviluppare e l'esperimento, come stesso Boveri dice, praticamente dette come risultato più dell'inaspettato, cioè una corrispondenza di numeri favolosa, a dimostrazione tutta teorica e concettuale del fatto che era la quantità e la qualità, non solo quantità, ma la qualità dei cromosomi che determina la forma di un organismo vivente. Questo è stata anche la base poi della teoria cromosomica e dell'ereditarietà ed è stata una pietra miliare della scoperta della ricerca scientifica, che tra l'altro Boveri impiegò 20 anni per scrivere e per mettere su carta, perché appunto non per fare gli esperimenti ma per poi diciamo elaborare i concetti che c'erano. Però si capisce questo quando si capisce cosa c'era alle spalle tutto ciò, perché nessuno sapeva che cos'era la cosa. Questo per dire che l'embrione di riccio di mare e diciamo lo studio dello sviluppo dell'embrione di riccio di mare ha sin dai primordi dello studio della biologia è stato utilizzato per stabilire l'importanza del nucleo, l'importanza del che noi sappiamo oggi essere del DNA e del genoma nello sviluppo embrionale. E questo è essenzialmente il concetto di qual era l'essenza della ricerca di Boveri, è capire che cosa fa la differenza se un uovo di un umano è così simile a un uovo di riccio di mare e così è lo sperma, che cos'è che determina che dall'insieme di questi due esce un bambino e dall'insieme di questi due esce un riccio di mare, e la sua risposta è sono i cromosomi, e non solo la quantità ma anche la qualità. Ma questa è una domanda che ci facciamo anche oggi, come Chiara ben illustrava. Noi sappiamo bene che nello sviluppo embrionale
si parte da una sola cellula uovo e poi si sviluppa un organismo le cui parti si differenziano totalmente, non sono più una uguale all'altra. Eppure noi sappiamo che ciascuna delle cellule di un organismo ha lo stesso patrimonio genetico. Se sappiamo che è il patrimonio genetico che fa sì che da un uovo di riccio esce un riccio e da un uovo di umano esce un uomo, però non sappiamo come questo funziona. E questo è quello che la biologia moderna si domanda, e questo che è quello che la biologia anche moderna oggi si domanda, perché anche sull'evoluzione degli organismi dobbiamo presumere che tutti sono questo tipo di meccanismi che sono cambiati e che hanno determinato con l'evoluzione del genoma, con l'evoluzione dei meccanismi dello sviluppo in quello che sono le forme diverse degli organismi oggi. Ma come questo è avvenuto? Questa è la grande domanda, e possiamo vedere come questo si studia. Questo giusto per dare un excursus sul contributo che il riccio di mare ha dato a questo tipo di studio, lo dicevo essenzialmente, è nel stabilire qual è l'importanza del genoma, fino ai giorni nostri, quando nel 2006 è stato sequenziato anche il genoma di questo organismo e quindi di conseguenza è cambiato completamente l'approccio, come Chiara illustrava, su come anche studiare lo sviluppo embrionale in questo organismo, al punto di arrivare all'approccio fondamentale che è utilizzato attualmente, che è quello delle reti genere, i cosiddetti gene regulatory networks, che sono rappresentazioni, in questo caso grafiche, ma comunque rappresentazioni concettuali, di come le interazioni tra i geni che sono importanti per lo sviluppo embrionale possono rendere conto del piano corporeo di sviluppo dell'organismo anacondriaco. E questo tipo di approccio può facilmente essere traslato in studio dell'evoluzione, perché i network regolativi si possono comparare, cioè si può stabilire il network regolativo che determina la formazione ad esempio dell'occhio in una determinata specie, il network regolativo che determina la formazione dell'occhio in un'altra, comparare sapendo che i geni essenziali costituenti sono molto simili, come Chiara già ha illustrato, e però vedere cosa è di cambiato in queste interazioni che possa spiegare la differenza tra l'uno e l'altro. E gli echinodermi in questo rappresentano un ottimo sistema moderno per lo studio evolutivo, perché esistono, gli echinodermi si sono separati tra di loro, hanno generato diverse specie, come ad esempio il riccio di mare e la stella di mare, sono entrambi echinodermi, ma si sono separate evolutivamente 500 milioni di anni fa, più o meno quando noi i vertebrati si sono separati dagli invertebrati, sempre più o meno ai tempi di Bourgeois. E vabbè, questo se andare troppo nel concetto, diciamo, potrebbe essere un'astrazione fin troppo esagerata, che si potrebbe capire magari che ci sono dei kernel, cioè delle parti di questi network regolativi che sono più robuste di altre e sono più difficili da cambiare nell'evoluzione. Questi si potrebbe dire che si collegano a quelli che sono i developmental constraint, però qua filosofeggiamo troppo, non andiamo. Filosofeggiare per noi, chiedo scusa, per uno scienziato sembra quasi un termine derogativo, non volevo essere offendere nessuno dei filosofi qui presenti, però appunto diciamo non si potrebbe parlare ore senza arrivare a niente. Però un'altra, questo per dire il tipo di approccio, quanto può essere potente, queste sono tutte specie di echinodermi che sono il cui genoma si sta attualmente sequenziando, proprio perché sulla base della diversa distanza evolutiva che questi animali hanno, per fortuna avendo uno scheletro si può fare una filogenesi seria basata su dati paleontologici con questi, su questi animali, che quindi è di molto aiuto, e si possono quindi fare domande di quali variazioni a livello di microevoluzione possono essere avvenuti tra diverse specie che spiegano l'adattamento a diversi ambienti, oppure si possono fare studi di comparazione a livello della regolazione di geni, che hanno però la stessa funzione e sono coinvolti nelle stesse reti regolative durante lo sviluppo. Si possono fare studi invece che riguardano proprio neotenia, o per esempio di queste specie, tutte le specie che da qui a qui hanno uno scheletro larvale, questa specie non ce l'ha.
se l'ha perso, se l'ha inventato, questo tipo di domande si possono approcciare in questo modo. E infine evoluzione di network regolativi su più larga scala, andando a studiare come un determinato network che è regolativo, che è responsabile della formazione ad esempio di una parte di quell'organismo, se non dell'organismo intero, come si è evoluto a grosse distanze nell'ambito di specie ancora paragonabili, quale potrebbe essere l'interno degli echinodermi. Questo si potrebbe allargare su larga scala, ma e si fa, però diciamo più ovviamente la distanza è grande, la distanza più difficile è questa comparazione. Vi voglio portare solamente facciamo uno solo, così chiudiamo, un esempio che viene dal lavoro che si fa nel mio laboratorio qui alla stazione zoologica. Si era capito che era il studio di ricci di mare e che utilizzo come sistema modello i ricci di mare, ma più recentemente il laboratorio si sta interessando di evoluzione di network regolativi, ovviamente stiamo introducendo diverse specie per la comparazione. E un esempio che io trovo molto significativo è questo dell'evoluzione del tubo digerente, che è un elemento essenziale per l'evoluzione degli animali, soprattutto gli animali, gli organismi marini che hanno sviluppo indiretto, cioè che prima fanno una larva e poi sviluppano per drammatica metamorfosi l'organismo adulto, organismo adulto che si sviluppa, come si dice, rudimento nell'ambito della larva dell'organismo primario. E in questi animali, questi organismi, la cosa essenziale della vita, della prima vita larvale, è quella di fornire nutrimento a questo nuovo piano di sviluppo, a questo nuovo organismo che sta crescendo al suo interno. Quindi essenzialmente queste larve di organismi marini, questi stiamo analizzando, sono tutti dei eterostomi, cioè sono tutti quelli che appartengono al ramo a cui apparteniamo anche noi umani, quindi tutti gli vertebrati, e che quindi sono, diciamo, più adatti da comparare, se vogliamo fare comparazioni evolutive, che non gli insetti, con tutto il rispetto per chi lavora con i eterostomi, che invece si sono allontanati molto prima in scala evolutiva da questo gruppo di organismi che ha detto chiamiamo dei eterostomi. E dicevo, la funzione centrale quindi del tubo digerente in queste larve è proprio quello che ha permesso l'evoluzione di organismi più grandi, di piani di sviluppo completamente più complessi, perché ha svincolato il problema della crescita dal problema dello sviluppo. E quindi studiare, cioè chiaramente dal punto di vista evolutivo si può pensare che l'evoluzione del tubo digerente è stato anche una piattaforma sperimentale su cui l'evoluzione ha potuto giocare sviluppo di diverse complessità nell'ambito dei gene regolatory network, nel senso che invenzioni di relazioni fra geni che determinano una determinata struttura possono essere state inventate in queste epoche per poi essere cooptate più tardi per lo sviluppo di altre parti più complesse. E ci sono tanti esempi di questo. Non è un caso che molti dei geni che vengono nei vertebrati utilizzati per lo sviluppo, per il differenziamento del cervello, in molti invertebrati sono presenti nell'endoderma, nel tubo digerente. Probabilmente sono cassette, moduli, che vengono esportati, sono stati inventati in una determinata fase e poi sono stati di sana pianta tutti esportati per lo sviluppo di nuovi organi e nuove funzioni. Le larve che vi presento qui sono le larve di due echinodermi e un demicordato, che metto qui a paragone perché, a dispetto del fatto che l'organismo adulto sia così totalmente diverso l'uno dall'altro, le larve di questi organismi, quindi l'organismo primario dal quale poi per metamorfosi si produce l'adulto, invece hanno delle caratteristiche molto simili, soprattutto nella struttura del tubo digerente, che in tutti i casi è composto da tre parti separate da sfinteri, questo che produrrà l'esofago, questo lo stomaco e questo l'intestino. Purtroppo c'è stato un riarrangiamento della slide, non fa niente. I geni che sono stati studiati nel laboratorio, che
sono possibili imputati per lo sviluppo di questo tubo digerente sono i geni di una famiglia, Parox, che sono ritrovati nei vertebrati e in tutti i cordati in un cluster, cioè stanno nel genoma attaccati l'uno all'altro. Si è molto discusso su il perché, e questo, come ci diceva anche Chiara prima, è una proprietà anche del Genox, perché questi geni stessero in cluster, nel senso di perché con l'evoluzione dei genomi questo grande pezzo di DNA che contiene questi geni non si è riarrangiato e di modo che questi sono separati. Cos'è che fa sì che, nonostante l'evoluzione, le mutazioni, questi geni vengono tenuti assieme? Se sono tenuti assieme ci deve essere una funzione. Ed era una delle funzioni che è stata postulata per il Geniox, una ragione per stare vicini l'uno all'altro, è proprio per la sequenza temporale con cui devono essere espressi. E questa è un'ipotesi che è, diciamo, ancora da dimostrare, però che sembra che trova molte prove a favore. E nello studiare i geni Parox di questi tre organismi, che hanno tutti e tre un tubo digerente molto simile, si vede che c'è una parziale conservazione della topologia di espressione, cioè dei domini. Se vedete, il gene rosso sta sempre anteriore rispetto al gene verde, tranne che in questa specie qui. Però il cluster di questi geni è presente in questa specie, ma non è presente in questa specie. Quindi sicuramente il cluster non ha una rilevanza sulla topologia di espressione di questi geni. Però se si va a vedere il tempo di espressione, cioè quando ciascuno dei geni del cluster viene espresso prima o dopo dell'altro, si vede che mentre in queste due specie che hanno il cluster c'è un determinato ordine, il verde viene prima, non consideriamo il blu perché qui si vede molto poco, però il verde viene prima del rosso, invece nel riccio di mare dove il cluster non c'è si invertono completamente le cose. Questo si potrebbe considerare, con il permesso di Gould che non apprezzava questa cosa, però si potrebbe considerare a livello genico un'eterocromia. E in realtà ci sarebbe già una spiegazione nel genoma di perché questo è avvenuto: il cluster è stato distrutto, quindi qualcos'altro è stato fatto che ha permesso che questo gene si esprimesse temporalmente in una maniera diversa. Ma questo ha delle conseguenze. Uno studio che, diciamo, questa è la slide finale, uno studio che di anni ci ha permesso di determinare nell'larva di riccio di mare quali sono gli elementi essenziali del network regolativo che permette che da un tubo, che è l'archenteron, che è il tubo digerente primitivo, che è un tubo stretto e lungo, si genera invece una struttura che è fatta di tre compartimenti, come qui. Prendendo come base appunto questi due geni, che sono il gene rosso e il gene verde, che in tutti gli organismi finora analizzati è espresso nell'endoderma con questa perfetta topologia, cioè il gene verde è sempre anteriore rispetto al gene rosso nell'asse antero-posteriore del tubo digerente. Questa è una proprietà estremamente conservata anche nei vertebrati, e che però qui appunto non vengono rappresentate. Nell'embrione di riccio di mare, dove dico il cluster è stato distrutto e il gene rosso viene espresso dopo il gene verde, contrariamente a quanto avviene nei vertebrati anche, c'è questo tipo di network regolativo. In particolare questo gene qui, il gene rosso, è sotto il controllo sia del gene verde ma anche di un gene qui che appartiene alla famiglia dei geni Ox, di cui parlava prima Chiara. Questi geni in topologia, nel senso della loro posizione di espressione nell'ambito del tubo digerente, la struttura che stiamo analizzando, sono estremamente conservati anche in vertebrati, così come nella larva di stella di mare in cui li abbiamo analizzati, che è più facile perché hanno un tubo digerente molto simile, mentre invece studiare questo nei vertebrati è molto più complesso. Quello che troviamo è che nella larva di stella di mare, dove il gene rosso è espresso prima
del gene verde, così come è nei vertebrati, ovviamente il gene non è più regolato da il gene verde, né, ah, ma qua c'è un'altra una freccia, no? Ah. Ecco qua, arrivano, ma è regolato proprio, il gene della famiglia X è regolato dal gene rosso che appare prima. Quindi quello che è successo, si deve pensare, se nei vertebrati è tutto simile alla stella, si deve pensare che quello che è cambiato è proprio nel buccio di madre, dove il cluster non c'è più, si è distrutto, c'è stato questo endodermocolino. Il gene CDX, che è questo gene rosso qua, non è più espresso all'inizio dello sviluppo, ma molto più tardi. Quindi non può attivare questo gene, ma è successo esattamente il contrario, questo gene attiva questo. Boh, adesso è abbastanza facile immaginare un'eterocronia e tu puoi immaginare che nella regione regolatrice cambia qualche cosa e il gene viene espresso dopo. Però che il gene che nello stesso territorio andava a controllare, era controllato da questo gene, adesso va all'inverso a controllare il gene, è qualcosa di molto più difficile da immaginare come possa avvenire l'evoluzione, ma questa è la domanda centrale dell'evoluzione dei network regolativi a cui ancora non si è data risposta. Però vi volevo solamente presentare questo esempio per, nonostante ci siano ancora tante domande a cui rispondere, per far vedere come con uno studio di modelli semplici, quali potrebbero essere, quali sono le larve di questi embrioni, si può rispondere a domande, diciamo avanzare la conoscenza verso la risposta a domande fondamentali di qual è il ruolo dei geni nello sviluppo e nell'evoluzione. E salto, sì, diciamo, tutte le domande aperte che rimangono qui sono, ok, l'osservazione di base, che poi anche l'osservazione di base di Evo-Devo, è che c'è una forte conservazione in topologia dell'espressione di geni rilevanti per lo sviluppo. Cioè il gene questo qui verde, per dirvela, è che è importante nella formazione dello sfintere della larva bigiornale, ma è anche importante nella formazione dello sfintere dei vertebrati, tra l'altro questo è il gene che produce l'insulina nei vertebrati. Ed è il gene che determina la formazione del pancreas. Quindi sono elementi conservatissimi. Però, a dispetto della forte conservazione di topologia, sembra che le interazioni fra i geni, quindi forse questi kernels di cui parlava Davidson, non siano tanto conservate. Però rimane qui la domanda, cioè la logica probabilmente è lo stesso, un gene che appare prima controlla l'altro e poi c'è tutta una rete regolativa. La logica sembra sì essere quella, però che cos'è che mantiene invariante la tecnologia? Potrebbe essere una domanda, viene prima l'uovo o la gallina, però probabilmente è il cuore della domanda della biologia dello sviluppo evolutiva oggi. E con questo concludo, non passo all'esempio dell'occhio perché ne ha già parlato anche Chiara, non ce n'è bisogno, io volevo solamente ringraziare in particolare questo saggio di Klaus Sander, che ho trovato molto interessante, da cui ho preso tutte le informazioni riguardo l'esperimento di Boveri e le scoperte che precedevano l'esperimento di Boveri. Grazie.